In the internet age, the value chain has been completely reorganized. Consumers and producers are now in direct contact. The internet links everyone in a global network. Emma can now identify the best partner companies quickly and collaborate with them seamlessly. The data flows over broadband technology and can be accessed anywhere. In the digital world, IT is not only a tool anymore, it's the central seed for every company's growth. L'economia digitale è l'economia basata sulle tecnologie informatiche, che ne rappresentano il pilastro. Essa è un'ulteriore evoluzione dell'economia globale, fondata non più soltanto sulle transazioni o scambi commerciali nello spazio fisico, ma su quelle virtuali, rese possibili dalle ITC, dalle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione, principalmente dallo sviluppo della rete internet, dei computer e della telefonia mobile. Digitale sta modificando il nostro modo di vivere, di essere, di comportarci, ovviamente condiziona in modo molto, molto intenso anche le attività tradizionali, quelle del commercio, quelle dei servizi, quello del turismo. Si pensi che si valuta che comunque circa il 63% dei consumatori abituali in Italia, prima di effettuare un acquisto, effettui un'informativa sul prodotto, sul bene o sul servizio da acquistare attraverso internet. Si tenga conto che c'è ormai una diffusa convinzione che per il successo di iniziative i social media siano il punto di riferimento più importante. Negli ultimi anni la crescita della sharing economy, la crescita dell'economia digitale e le offerte su internet hanno preso via via piede. Tantissime sono le imprese, in particolare quelle giovani, che effettuano la propria attività anche promuovendo la propria azienda su internet. Nel turismo è diventato quasi un fatto essenziale, obbligatorio, al di fuori del quale probabilmente non esiste nessuna impresa. C'è il fenomeno, anche questo si è sviluppato attraverso l'economia digitale, che è quella della sharing economy, home restaurant, bed and breakfast e quant'altro, piattaforme che operano. C'è un problema enorme.